Questo programma è offerto da sgservicesud.it. Forte Classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. Dimmi tu. Una parte mi farà crescere. Ma quale? Ah, aspetta, no, ho la gomma. William, no, questo è il pane forte. Hai ragione, ma ho mangiato questo pane. No. Buonissimo. Non vedo l'ora che arrivi lunedì mattina per assaggiare questo pane meraviglioso. Io non so se potrei essere accusato di cannibalismo. Perché? Sto mangiando Vincenzo Mollica. No. Ciao a tutti, addio, me ne vado. Ciao, buongiorno, buon lunedì. Ciao Vincenzo. Ciao, chi? Vincenzo. Ah, Mollica, aspetta. Sì, vabbè, sta? L'ultimo saluto. No, buono, questo pane... Guarda, gli applausi pietosi. Sembra appena sfornato. Qui a due come voi proprio abbiamo i forni. No, non ce l'abbiamo perché ho abbassato la temperatura del termosifone stamattina. Ah, okay. Che l'ultima volta ecco si schiuma. Ecco perché sei nudo. No, non sono nudo, anche perché si vedrebbe, insomma, proprio la figuraccia. Stavamo dicendo, parla bentornati dove? A due come voi, come sempre, in diretta dalle 13.30, dagli studi di Radio Bari, come c'è scritto alle nostre spalle, ma anche in diretta su Telebari, come c'è scritto esattamente qua, su questo logo qua, e in contemporanea sulla diretta da Backstage, sulla nostra pagina Wilva, come c'è scritto in questo logo qua. Bravissimo! Ma ovviamente condotto da Valentina Cadaleta, come c'è scritto qua, e William Volpicella, come c'è scritto da là. Nessuna parte, esatto, diciamo, non c'è scritto perché non si sa. Allora William, che giorno è oggi? Dai, oggi è lunedì. No, oggi è 11, però è anche lunedì, eh, invece. Già, sì, tre giorni, che oggi 11, 12, 13, 14, no, 12, 13, 14, fra tre giorni il compleanno di Valentina. Grazie, ricordiamo insomma che cominciamo ad accusare i primi segni dell'età. Da domani metteremo in sovraimpressione il Liban, a cui potete donare il vostro 8 per 1000 a comodi, Valentina. Senza impegno. Allora Valentina, innanzitutto vuoi ricordare il numero con cui si può interagire quest'oggi con noi? Assolutamente sì, il numero è sempre lo stesso, è dello 080 501 4668. Oppure potete scrivere sotto la diretta Facebook, come per esempio scrive Nicola che dice è lunedì. No! Sì! Poi dice ciao Silvia, niente, ora ci salutano. Ci sta. Oh, soprattutto Eleonora, fa un attimo perché l'abbiamo avuta qua con suo marito Marco e oggi compie 30 anni. Eleonora, auguri Eleonora! Grazie per tutto quello che fai per noi e per l'universo, grazie. Esatto, esatto. Silvia De Sandi sta guardando la trasmissione, sì, ma veramente. Qua, sì. È multitasking, è brava di tutto, è brava perché di non tutto. Puoi esimersi, quindi voglio dire. Sì, è vero. Infatti. Scusate, io ripangio la gomma. Buona. Stavo dicendo. Come la dai un po' che si è attaccata la. No, perché ho sentito il professor Marcello Ticca, dice che aiutano a levare i residui di cibo. Parlava delle mele, comunque. Vabbè, ho capito male l'argomento. Ci ho detto, Valentina. Lunedingle. Giorno del single, di esatto. Chi parliamo quest'oggi? Quest'oggi dedichiamo la nostra puntata a una donna eccezionale. Perché ho ancora gli occhiali? Scusate, perché sei problematico. A una donna che ha ormai un'icona del cinema italiano. Nicola, e sì. Esatto. E insomma, quello che è un po' il simbolo anche dell'attrice, insomma, ma anche della donna in senso fino esteso, a qualche anno fa, ma in carismatica, magnetica, oggi, magnetica. Magnetica. E bada, non ho scelto l'aggettivo magnetica per caso, no? Perché parliamo della grandissima Anna Magnani? No, Anna Magnani. Sì, ma visto che hai detto magnetica. Ma tu hai detto magnetica. E ci sta. Vedi, ci sta cosa che fanno le donne. Dicono una cosa e poi dicono che l'hai detta tu. No, ma guarda, ma non è vero, solo se la cosa è sgradevole. Allora, Valentina, tu che sei istrutta e che hai studiato, sì, ma insomma, dici un po', dici credo un po', che dici sia impossibile studiare a fondo la vita di una donna, insomma, la vita così difficile, particolare, ricca di una donna come Anna Magnani. Beh, però. Certo è che nacque in quel di Roma nel 1908, William. Da... Noi nel 1908. Che stavamo facendo? Non stavamo neanche nella stellina, ma neanche come proprio come mai. Pensieri, no, diciamo. Esatto. Lì, e nasce dalla storia appunto tra una donna bella e all'epoca nubile e un uomo calabrese che poi non avrà, che poi non conoscerà mai, no? Quindi Anna Magnani è per metà calabrese. Esatto, non mi distruggere, cioè. Anna Magnani, no, no, oggi. No, non dico niente. No, Anna Magnani non la posso toccare. Colpitissima dalla storia di questa donna che effettivamente ha segnato poi un passaggio importante in quella che era l'Italia all'epoca sia della guerra che del dopoguerra, sì, perché sì. Lei si trova poi negli anni 30 ad avviare la sua carriera
come di attrice, e quindi devo dire che è emblematico il suo ruolo in Roma Città Aperta, per dirne uno su tanti, insomma. Esatto. Ma ovviamente siamo qui a parlare anche e soprattutto del suo essere, o meglio del suo rapporto con l'amore, fondamentalmente, certo, no? Con la coppia o con la scoppia in alcuni casi, visto che questo è l'argomento che affrontiamo giornalmente in Due Come Voi. Certo, se pensi che comunque nasce in una famiglia ricchissima di donne, ma in cui madre la figura, in cui madre, vedi, ecco, Freud in questo punto sta... No, non è Freud, quello è Luca Giurato. Luca Giurato si impossessa di te lunedì. A poco, no, una famiglia piena di donne in cui manca però la figura più importante, ovvero quella della mamma, no? E quindi diciamo che l'instaurarsi di una relazione appunto con le figure parentali, ovvero quelle decisive, paradontali viene un po' a mancare, quindi queste prime relazioni oggettuali effettivamente segneranno poi in maniera decisiva quello che sarà il futuro, no? Anche a livello di scelta oggettuale poi del partner. Allora vi assicuriamo, cari amici a casa, che ne parleremo meglio e in termini più comprensibili fra pochissimo. Che ci sentiamo. No, Daddy Yankee, non Lady Yankee, ma che c'è? Madonna. Come te chiamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas. Mannaggia la miseria. Aia! Ma hai preso il fianco, aia! Ehi, hey, la dieta. Ciao, Mimmo. Perché sto grasso? Ah, no, per il pane, ok. Zucchero! Ecco, ricordava una canzone. Valentina, smetti di schiaffeggiarmi il fianco, non ho il sedere così alto. Perché è quella, non sono, no? Jennifer Lopez, ce l'ho più giù. No, sei bravi, però avevi questa figura un po' sinuosa. Questa così. Figura un po' di... Esatto. Senti, Valentina, parliamo innanzitutto un attimo al volo di Anna Magnani, attrice. Nel senso che Anna Magnani, ovviamente, essendo nata in quelle... Serena Russo, ciao Serena Russo. Brava di tutto, bella, brava. Bionda e brava. Allora, essendo nata in quell'epoca, era un'epoca in cui erano pochi i mezzi per studiare, ma erano anche poche le opportunità per studiare, nel senso che all'epoca, con la questione del neorealismo e cose, spesso si tendeva a prendere gente dalla strada e metterla sul grande schermo. Anna Magnani invece nel 1927 si mette a studiare. Dove? Alla scuola di arte drammatica Eleonora Duse, dove all'epoca la direzione della scuola era di Silvio D'Amico, che è diventato poi titolare. Eh sì, che poi ha fatto la sede distaccata, praticamente ha fatto l'Accademia d'Arte Nazionale Drammatica di Silvio D'Amico. Che drammatica non è, in realtà è il sogno, insomma, a cui aspirano tutti. Beh, no, per me è stato drammatico provare ad entrarci, perché ero già troppo vecchio, avevo superato il limite di età. E infatti io non ci ho provato proprio, perché vedi, certe volte. Senti, in realtà lo sai che Anna, permetto di chiamarla Anna, tua sorella. Ma perché è entrata un po' nel cuore, no? Ho capito, ma chiamiamola per nome e cognome, eh? Credo che la parte più bella di quello che può essere approfondire, no, la sua storia, la sua biografia, è stato leggere, almeno per me, delle sue dichiarazioni, in particolare una che riguarda, il suo aver compreso precocemente quanto fosse in realtà portata per l'arte della recitazione. Certo. Infatti dichiara proprio: ho capito che ero nata attrice, avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho implorato questa carezza. Mamma mia, ed è la carezza che non ha mai ricevuto, sono le carezze che non ha mai ricevuto. Perché ha vissuto in una famiglia, ma devo dire a livello di deprivazione, ma se mi metti in difficoltà, cioè guardi me, ti viene la deprimazione, non ho capito, scusa, in che senso? Non so, perché mi metti in uno stato strano, deprivazione. Tu vuoi usare i vocaboli difficili, poi ti impapocchi. Ma che difficili, mo deprivazione è difficile. Beh, deprivazione a livello di articolazione, ma no, è solo perché ho mangiato il pane, quindi sarà spando, però voglio dire. Ma tu lo sai che non solo ha studiato non riesce, Silvia non riesce oggi, proprio non è, è Luca Giurato. Ma tu
lo sai che, dai, prova ad aiutarti. Aveva iniziato, insomma, ha studiato al liceo, ha studiato pianoforte. Prova a dirlo a loro, che se magari non guardi me, non ci impappocchi. Ha studiato al liceo, ha studiato pianoforte, ho finito. Ah, quello era tutto, cioè mezz'ora per dire una cosa, ma sul serio. Scusa. E anche lei, solo, quindi carismatica, magnetica, con questo carattere, no, questo temperamento sanguigno, capricciosa, per come l'abbiamo conosciuto. Ma devo dire che anche lei ha fatto una lunga gavetta, perché inizialmente le venivano proposti soltanto dei ruoli minori, no? Come il più delle volte accade, poi questo non dà, diciamo, non sfocia in nulla di più grande, però nel suo caso invece il meritatissimo successo è anche arrivato. Vero che c'era, insomma, un afflusso differente al mondo dell'attore. Ma parliamo un attimo dell'Anna Magnani donna e del suo rapporto con gli uomini, sì. Per esempio, no? Lei ha avuto un figlio, sì, da una relazione tormentatissima, anche perché come si faceva con una donna così complicata a non avere una relazione tormentata? Voglio dire, non era semplice. Diciamo che se tu impari, cioè se pensi che l'amore effettivamente sia sofferenza o comunque abuso emotivo, è chiaro che non va benissimo. L'amore e sofferenza. No, devo dire, stamattina svegliato con Giacomo Leopardi. È chiaro che se tu hai come modello genitoriale brano, sentiamolo, quello... sì, perché Valentina divaga. sto scherzando, no. Non te ne andare. Vedi, di chi è? Geronimo Shepard. No, Gabrielle si chiama, Dreams. Dove stai leggendo? Geronimo Shepard. Geronimo Pastore, cos'è? Voglio dire che questa sua dichiarazione. Allora, che bella testa, grazie Sergio, ma non ti farò la marchetta, sappi? No, solo biglietti, vogliamo i biglietti. Salutiamo la zia. Chi è, Clori? Anna Magnani, grandelone, grandettrici, non c'è nessuno che possa imitarla. Meno male, meno male. Ciao la zia, buona settimana. Bella. Balla, madonna. Bella, io fino a qua vai oltre, vai. Ah, tu mi stavi evidenziato, poi oltre non vai, sul serio amore, io sto leggendo al volo, dai. Era bello sto pezzo, Geronimo Stilton. Cosa Geronimo Stilton? Oh, amore, certo che è lui. Allora, fino a qua posso dire. Ma io te le imbecco, tu nel frattempo lei. Eh no, 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 non invecchiamo. Come non invecchiamo? Bello sto pezzo, molto bello questo pezzo, grazie Gianluigi, mi ricorda un po' i miei... Come Dreams? No, a me ricorda gli anni 90, nel senso il periodo in cui i sogni non si realizzavano, un po' come adesso, perché tutte queste canzoni le ricordo legate proprio a delle donne, che erano sogni che non si sono mai materializzati, non per me, nel senso che io le sognavo e poi si mettevano con gli altri, funzionava così. E poi da quello ho imparato tante cose, no? Sì, sì. Beh, voglio dire, abbiamo una diapositiva qua di ciò che ho imparato, certo. Beh, certo. Perché che cosa vuoi dire? Tutte cose belle, ah, per carità. Solo cose belle. Ma lungi da me, ma torniamo all'argomento di quest'oggi, amore mio. Scusami. Mi piacerebbe leggere un'altra sua dichiarazione, sì, no? Sul perché ha deciso di fare l'attrice. Quindi no? Stamattina te la stai cavando leggendo le dichiarazioni della mia. Ma è giusto. Ho evidenziato quello che mi ha colpito di più, che sono effettivamente una pagina e mezza, il resto. Proprio le sue parole, perché credo che siano la testimonianza più importante e certo, vera. Certo. Certo, però mi raccomando del pathos, perché esatto. Anna Magnani era una donna sanguigna, esatto. Scelto di essere questa, no. Cioè, anche la Ferilli era sanguigna. Luigi, dai, però, no, anche però Anna voglio Magnani dire, non... la stiamo distruggendo. No, per carità, via. Dico, però sono due sanguigne diverse, quello sto dicendo. Sì, se posso avere una musica tipo te il segreto, te l'ha messa, ansiogena proprio. Allora, per cortesia, Anna dichiara appunto: ho scelto questo mestiere perché volevo essere amata, per ricevere quell'amore sempre mendicato. Sigla. Ah, ma la sigla cosa? Non è sigla, Valentina. Guarda, sigla no, ma a proposito di Magnani, noi andiamo in pubblicità. Va bene. Sentata all'origine del mare, la mano, piena di perla e il sole in tua fronte.
ma che stavo per dire una cosa, ma è la versione di Gabriella Ferri, no? È questa, perfetto. Remedios, sì. Remedios. Anche perché è leggera, insomma. Ed è per questo, cioè, ce l'hanno messo apposta Silvia e Gianluigi, perché così cerchiamo di remediare al fatto che, no, nel senso che stiamo dicendo delle cose un po' così raffazzonate, ma su Anna Magnani. Ma perché? Solo perché, perché guarda, Anna Magnani è la protagonista del Lunedingle di che cosa? Di Due Come Voi, che è la trasmissione che è in onda in questo momento, in diretta dalle sedi di Radio Bari e contemporanea su Telebari e sulla pagina Facebook Wilva di niente, mi piacerebbe che tu ci raccontassi invece del, di questi uomini di Anna Magnani. Io vi devo raccontare degli uomini, certo, di Anna Magnani. Ma perché io? Non, perché tu hai approfondito l'argomento. Anna Magnani è stata inizialmente sposata con un regista, tal Alessandrini, sì? Tal Alessandrini. Reazione, relazione tormentata, lo so. Reazione allergica, relazione tormentata, ma poi insomma, finito il matrimonio, si è ritrovata accompagnata all'attore Massimo Serato, l'uomo che nel 42, come dicevamo poc'anzi, le darà il suo unico erede, Luca. Che è Luca. Ma il buon simpatico, no? Perché si faceva sta cosa prima, no? Il buon Serato, non appena viene a sapere che Anna Magnani è incinta, la molla, sparisce a un certo punto. Esatto, okay. Esatto. E in realtà poi lei si è accompagnata anche al regista che poi l'ha portata effettivamente alla ribalta, che è Rossellini, no? Mm-hmm. Tu lo sapevi questo fatto? Non lo so, lo sai. Ma in realtà c'è una notizia, no, vedi, che io non conoscevo assolutamente. Cioè, una mattina Roberto Rossellini, mm-hmm, dice ad Anna di scendere i cani, appunto. No, di scendere con i cani, cioè lui scendeva con i cani. No, abbiamo avuto il consenso, no? Se lo diciamo e non lo scriviamo, possiamo dire scendere i cani. E quindi non è più tornato. Quindi effettivamente lui. Però vedi, una volta, perché all'epoca non si fumava tanto, sennò evidentemente diceva vado a comprare le sigarette. No, invece neanche. No, lui, scendo i cani e poi cani. Sparisco. Esatto, vedi, esatto. E quindi effettivamente poi è stato lui che l'ha portata alla ribalta con il film Roma città aperta. Vedo, no? Che sai un sacco di nel cose. Nel 1945. Quale altro attorone c'era in Roma città aperta? Senti, dell'epoca. No, William, non mi mettere in difficoltà, perché in questo momento. No, perché potrei sono... dire una cavolata io, ma se non mi sbaglio, c'era Aldo Fabrizi in Roma città aperta, o no? Faceva il prete, sì, c'era Aldo Fabrizi, mi ricordavo. Bravo, bene. Bravo. Vedi che certe volte a fare Wikipedia funziona. Bravo, e quello devi fare tu. Quello devi fare tu. Comunque, dopo tutto questo tormento amoroso e lavorativo, perché poi era ancora un'epoca in cui si viveva spesso la fusione dei due ambienti, sì, arrivano una serie di altri film, ma tutti filmoni che hanno segnato proprio l'epoca del cinema italiano. Fino all'Oscar addirittura. Fino, no? All'Oscar addirittura. Insomma, lavorato con Luchino Visconti e poi La Rosa Tatuata del 55. Che addirittura le frutterà il premio Oscar. Quei pochi Oscar che ha preso l'Italia sono sempre stati Oscar di una certa importanza. Certo, diciamo, già dall'epoca. Anche se poi l'Italia stessa lei la mollò per andare verso gli Stati Uniti, no? E conoscere amori di nuovi, no? Ma la cosa interessante anche da riportare, più giovani, però, per farci un attimo entrare nell'idea di che tipo che donna fosse, sì, di che tipo di donna fosse, c'è una intervista che lei fece, una cosa che raccontò della telefonata che le arrivò per dirle che aveva vinto il premio Oscar, no? Sì. Telefonata alle 5:30 del mattino in cui le viene comunicata l'assegnazione dell'Oscar. Lei risponde: ho creduto che fosse uno scherzo e alla fine ho detto: sentite, lasciatemi dormire, perché a quest'ora francamente gli scherzi non sono divertenti. Fantastico. Cioè, vedi, invece all'epoca era molto più difficile, fra l'altro, no? Perché c'era il mito del cinema hollywoodiano e noi eravamo sempre il cinema di serie B, insomma. Certo. Invece poi c'è stata una lunga ripresa in cui il cinema italiano diventò poi modello per quello americano. Americano, insomma, assolutamente sì. Infatti ricordiamo anche l'Arcuri che altri maschiacci, poi che a studiare maschiacci? All'Actor Studio. Perché lei poi se ne va, sì, negli Stati Uniti, no? Assolutamente, però poi ritorna. Esatto. No, ogni tanto, scusate, ogni tanto ci viene una ferillite acuta, diciamo. Non... Ma tu lo sai che invece poi lei è tornata a Roma? Sì, ma negli Stati Uniti che è successo prima? Ha incontrato questi, abbiamo detto prima, William. Hai detto i nomi? Eh no, perché dobbiamo dire tutti i fatti. Ma minimo bello, di riservatezza. È bello, lasciamo. Fa jet set. Abbiamo Valentina. Avuto Gabriele Tinti. Abbiamo avuto Anthony Franciosa. Fra l'altro, tutti i nomi tipicamente Franciosa. Di Hollywood, no? Tinti e Franciosa. Almeno Amendola non l'ha avuto. Però Franciosa secondo me era mezzo capursese, secondo Madonna, me. Scusate, veramente, noi chiediamo scusa. No, ma se non sdoganiamo un po', dai. No, pure. A me piace invece parlare del suo ritorno a Roma. Brava, no? E al suo rifiuto di interpretare il ruolo da protagonista nella Ciociara proprio per stare accanto al figlio. E adesso è il momento, ragazzi, di Shepard Geronimo.
Now it's coming back, we can steal it. Grazie, grazie Nico. Allora mi ricordavo bene. Vedi. Eh sì, da casa siete tutti bravi che andate a digitare. Scusa se Nicola fa un attimo. Ma comunque, voglio dire. Nicola che aveva scritto Rossellini. Sa tutto di Anna Magnani. Bravo. Come porti una palla? Ma se non gli era uscito. A me mi si è spaccato. Ho sentito. Bentornati, scusate, nel frattempo cercavamo di darvi le informazioni più esatte possibili, perché insomma, non essendo film ed epoche molto molto vicino a noi, ogni tanto qualche refuso c'è, ed effettivamente esatto. Io mi ricordavo una cosa e invece era un'altra, cioè? Nel senso che quello che dicevi, quando tornò a Roma, sì? La buona Anna Magnani rifiutò, anche se le venne proposto il ruolo da protagonista nella Ciociara per stare certo. accanto al figlio, ovviamente il ruolo che poi, questo me lo ricordavo, pensavo di avere fatto un refuso, sì. invece no, fu di Sofia Loren, certo, insomma segnò certo, anche un buon, bellissima, un buon bravissima. Punto. Sì, posso... Che ho imparato ad apprezzare solo nel tempo. All'inizio non l'avevo molto compresa. Allora, di tu i fatti. No, finito. Però vogliamo però... parlare del grande incontro tra Anna Magnani e Pasolini, William. Io c'era una cosa più figa prima, veramente. Mi interessa. Tutta, che era una cosa interessa. Bella. Perché divenne talmente famosa Anna Magnani all'epoca. Beh. Che addirittura venne salutata dall'astronauta Yuri Gagarin durante. Dall'astronauta Yuri Gagarin durante la sua impresa spaziale. Ma cioè, veramente. Tu pensa dallo spazio. Da Svedania, Da Svedania Magnani. Veramente. Oh. Non ce la possiamo fare oggi. No, nel senso, la frase che disse: nei suoi 88 minuti di volo intorno al nostro pianeta, l'astronauta russo disse: saluta la fraternità degli uomini, il mondo delle arti e Anna Magnani. Ragazzi, cioè, brividi, vi giuro. Lo so che adesso non una siamo. Una volta felici. Eravamo la culla della civiltà, perché adesso siamo diventate la civiltà del degrado? Non lo so. È successo quasi in mezzo. Però provo molto. Anna Magnani e Pasolini, vai, dillo. No, Anna Magnani e Pasolini, guarda, è una cosa di cui sento di non poter parlare, insomma, non sono all'altezza di poterne parlare. Però devo dire che è stato un connubio difficile. Uh-huh. Addirittura lei lo avrebbe accusato, no? Avrebbe accusato il poeta, così come viene definito, di averla sfruttata, di aver sfruttato la sua immagine per appunto rendere celebre o comunque per trarre luce riflessa per il suo film, no? Vabbè, erano rapporti un po' strani, era la sagra della prima donna all'epoca su tante cose, insomma. In realtà il poeta appunto risponde che Anna era dotata di un viso troppo borghese per interpretare una donna del ceto popolare, mm-hmm. cosa che invece insomma non credo trovi un riscontro. Smentiamo la Magnani, certo. Sentiamo la Magnani che smentiamo, cioè, sentiamo la Magnani che canta, come no? Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma. Che gioia, senti che bella epoca. Per te verete serve, per te verete serve la cintura. San Pietro il campi d'aglio da lettiera, quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. A me riporta sempre un po' alla memoria le musiche che ho imparato a conoscere anche poi dell'epoca di Petrolini, insomma tutta quell'epoca del cinema patinato, dei caffè Chantagne, insomma tutte queste cose molto vero, un po' a retro, ma che un po' devo dirlo io che sono anziano dentro di cui un po' sento la mancanza, diciamolo veramente, insomma è strano come sentiamo effettivamente maggiormente la mancanza di cose che non abbiamo vissuto. È vero, è vero, è vero.
e quindi forse teniamo... ci fanno schifo quelle che stiamo vivendo, non lo so, però potrebbe essere una reazione forse quasi allergica. Era il quasi tempo spontanea. In cui si potevano mangiare ancora le fragole. Vabbè, mo non citiamo Vasco Rossi, no, con una magna, ti prego Valentina, William, no. Credo che sia, ma veramente ti prego, importante. Stiamo a parlare dei Pasolini, stiamo a parlare di Sofia Loren, stiamo a parlare di Anna Magnani, mi citi Vasco Rossi, certo. Senza nulla togliere a Vasco, no, però, no, insomma, no, ma credo che voglio dire, sia... Vasco va ascoltato, per ma carità, credo che però... sia un'immagine importante, assolutamente attuale e non priva di spessore. Esatto, non, esatto. Ora non devo, tra l'altro, questo Vasco. Rapporto insomma un po' ballerino con bisticcioso con Pasolini va a sfociare poi in una delle cose più belle e anche più vere di Anna Magnani, nel senso che nella ripresa della scena finale Anna Magnani avrebbe dovuto usare la scena finale di Mamma Rò, avrebbe dovuto usare una parrucca che invece si rifiutò di indossare, perché in quella scena doveva essere più lei possibile, più ricordiamo vera la scena possibile. In cui avrebbe dovuto ricevere la notizia che il figlio Ettore, appunto, che è la scena proprio del picco più tragico e doloroso di quel film, è la scena che veramente è rimasta nell'immaginario di tantissimi di noi, un po' più giovani e anche sicuramente un po' più anziani di noi. E quindi, questo sì. Certo, lei dichiara, nonostante appunto l'interpretazione di quello che poi è effettivamente un ruolo, mm-hmm. dichiara di volerlo recitare, di voler recitare quelle battute con i suoi capelli, col suo corpo, col suo viso, con tutto nella maniera più naturale possibile, perché voleva essere se stessa. E infatti negli anni poi l'essere se stessa l'ha resa un po' il simbolo di Roma, tant'è vero che l'ultima apparizione del film Roma del 72, proprio di Federico Fellini, in cui c'è un cameo di Anna Magnani, dove viene proprio descritta fuori campo dal regista come il simbolo della città, una lupa vista come vestale, aristocratica e straccionesca. Lei apre il portone per entrare a casa, si gira e risponde: a Federì, ma vedi di andare a dormire. Che voglio dire, da proprio l'immagine di Anna Magnani. Ed è bello aver aperto questa parentesi anche un po' culturale in questo bel contenitore che è Due Come Voi, che in maniera indegna, in maniera indegna, ma sempre fatta con garbo e classe, certo. Che va in onda tutti i giorni dalle 13.30 su Telebari, Radio Bari e sulla nostra pagina Facebook Wilba. Grazie ai nostri tecnici, alla nostra bella autrice Silvia De Sandi, a Serena Russo che ci porta una botte di biondaggio ogni tanto, a Valentina! E William, volevo dire anche l'intelligenza di Serena Maria Russo, che è una grande. Ciao Roma, ciao Telebari, ciao Radio Bari, ciao tutti. E bella fine. Questo programma è stato offerto da sgservicesud.it. Forte classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole.